siamo Achemenidi, tutti figli del primo re persiano Achemene, dall'animo amichevole, che pose le fondamenta prime del principato. I nostri nemici interni ci calunniano, negando la nostra ascendenza come seconda della regia dinastia. È vero, per questo mio figlio dovrà essere chiamato Dario. Sì, Dario. Basta con il suo vero nome, dimenticatelo. Da ora mio figlio siede sul trono che fu di Ciro, e Serse, che domina gli eroi, e Dario I il grande, pastore di eserciti. Noi siamo discendenti di Ciro, che è antenato di gloriosa grandezza. Andate! Andate nella sua tomba a Pasargade, città di profumati portici e giardini. Porgete omaggio a chi fu compassionevole e benevolo verso Creso e la Ionia tutta. Porgete ascolto alla sua saggezza. Porgete gli occhi all'iscrizione sulla sua tomba. O uomo! Chiunque tu sia e da quale parte del mondo tu giunga, perché so che un giorno tu qui giungerai, ascolta. Io sono Ciro il Grande, fondatore dell'impero dei Persiani. Ti supplico, non invidiarmi questo fazzoletto di terra su cui riposo. Ma fra tutti si ergeva la superba magnificenza delle reali vesti di Dario, mio marito, mio figlio. Anch'egli è più d'ogni uomo bello, fiero e ricco di fastoso splendore. Vestiva una tunica di porpora, tutta in tessuta d'argento, e il manto reale, rilucente di oro. La cintura d'oro gli pendeva una scimitarra, racchiusa in un fodero tutto coperto di gemme. Gli rifulgeva sulla fronte il diadema reale. Il carro era seguito da altri 10.000 uomini che reggevano aste ornate d'argento e fornite di punte d'oro. E a breve distanza i carri che conducevano me, e con me anche Statira, la regina, sposa di mio figlio, fanciulla di magnifica bellezza. Ci accompagnava un corteo di damigelle d'onore, e a poca distanza, su 15 vettighe, viaggiavano i figli di Dario con istitutori, gli eunuchi. Seguivano poi le 360 concubine del re, anch'esse regalmente vestite. Infine venivano le mogli dei congiunti e degli amici, col seguito dei vivandieri e dei bagaglieri. Quando il corteo degli immortali veniva scorto dal nemico, la paura lo attanagliava. Capiva di non avere scampo, che la battaglia era già perduta. Ma soprattutto vi era la certezza nostra ben salda di essere immortali. Sulla soglia della tenda, dove recavamo le insegne della prigionia, supplicavo gli dèi che braccio forte tendono ai miseri e agli oppressi di mostrare benigna clemenza. Fidavo di lui. Timore e sospetto osservavo ogni sua mossa, a ogni suo parlare. Lo giuro, che gli dèi mi siano testimoni.
felice come figlio, il mio cuore cominciava a vederlo. Alessandro, il re di tutta la Persia.